Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video sul canale. Qualche settimana fa su Instagram vi ho chiesto che contenuti avreste voluto vedere a riguardo magari di skincare care qua su YouTube. Molti di voi mi hanno chiesto, siccome sapete perfettamente che soffro di acne, chi non lo sapesse, ciao, sono Alice, soffro di acne da quando ho 12 anni, spoiler, ne faccio 25 quest'anno, quindi sono veramente tanti anni di acne. Ma come molti di voi sapranno, se appunto mi seguite su Instagram, in questi mesi ho fatto più lavori insieme contemporaneamente, il che comportava il dover utilizzare e tenere addosso la mascherina per veramente praticamente tutto il giorno per 4 mesi di fila. Ora che ho lasciato uno di questi lavori, la mia pelle è un po' più libera e meno massacrata da ore e ore di mascherina, e quindi sto cercando di bilanciarla il più possibile ormai da qualche settimana a questa parte, ormai praticamente un mesetto. E ho deciso di portarvi con me nel mostrarvi quali sono i prodotti da Maskne, come viene definita sull'internet, quindi acne da mascherina, che mi stanno aiutando durante questo mese a bilanciare, a migliorare notevolmente il mio viso. Vi allego qua una foto della mia pelle circa 3 settimane fa, molto martoriata, poverina, molto arrossata, avevo delle cisti veramente enormi e agglomerati, se si può dire, di brufolini tutti molto vicini, quindi il che li rendeva ancora più dolorosi. Mentre qua vi allego una clip di quella che è la mia pelle attualmente, senza trucco ovviamente, non come l'Alice che sta parlando in questo momento che è full truccata, perché voglio mostrarvi effettivamente alla luce come risulta la mia pelle. Mi sono rimaste alcune macchie, adesso vi parlerò anche di prodotti che vanno a schiarire le macchie con cui mi sto veramente trovando bene. Però appunto, oltre alla presenza di macchie, la mia pelle per il momento è molto meno dolorante, molto più morbida, a parte un pelino di dermatite d'ansia che mi è venuto intorno al naso, è tutta molto più bilanciata, appunto molto meno dolorante, e si stanno sgonfiando tutti i brufoli, per fortuna. Vi mostrerò un tot di prodotti, la maggior parte sono vegani e cruelty free, escluso uno, adesso vi spiegherò anche il perché, perché voi sapete che appunto utilizzo solo prodotti vegan e cruelty free. Uno di questi prodotti qua è stato una necessità a livello di pelle e necessità di una pelle che invece ha molto molto male. E niente, adesso parto nel presentarvi i prodotti e mostrarvi la mia Maskne skincare. Allora, primo step della nostra skincare, in questo caso della mia skincare, è la detersione. Il detergente che sto utilizzando nell'ultimo mese è proprio il prodotto non cruelty free di questo video, ovvero questo detergente di CeraVe, chiamatelo come volete. Questo qua è quello della linea azzurrina con l'acido salicilico, forse è anche l'unico che ha la bottiglietta semi-trasparente e non full bianca, perché esistono diverse linee di detergenti di CeraVe, insomma. Questa qua è quella per pelli miste sensibili, quindi non full sgrassante, ed è il detergente a base di acido salicilico. È molto delicato, ha poco schiumogeno, adesso lo vedrete anche mentre lo vado a utilizzare. Basta proprio metterne poco poco, inumidirlo con l'acqua, massaggiarlo sul viso. Lo utilizzo mattina e sera, prima di andare a dormire e appena sveglia. E voi vi chiederete perché questo qua l'hai preso anche se non è cruelty free. Come vi avevo già parlato qualche tempo fa, avevo utilizzato una crema corpo di CeraVe, proprio di questa linea qua, che a me era piaciuta moltissimo. CeraVe si compra in farmacia, in parafarmacia o anche su Amazon, se non erro, vabbè, nel caso eventualmente vi linko il prodotto che ho utilizzato io, insomma. Ero arrivata ad un punto in cui qualunque detergente io andassi a utilizzare in questo periodo, la mia pelle non reagiva bene, non reagiva quanto bene avrei voluto, e delle mie amiche, anche la mia migliore amica, utilizzano tantissimo questo detergente. Ho deciso di affidarmici perché ero arrivata in un momento in cui la mia pelle era veramente troppo dolorante, troppo arrossata, facevo fatica addirittura a tenere sulla mascherina, che la pelle mi faceva veramente male, al che ho deciso di andare su qualcosa di un po' più strong, ovvero appunto questo detergente qua, l'acido salicilico. Ovviamente penso ci siano altre
varianti che vanno bene anche per la vostra, se non utilizzate prodotti appunto testati su animali, come in realtà nel mio caso, escluso questo momento particolare qua, però devo dire appunto mi ci sono trovata veramente veramente bene e già nel giro di una settimana ho visto la mia pelle migliorare tantissimo. Quindi in generale non supporto brand che testano su animali. L'unico sgarro alla mia tradizionale etica, semplicemente per una questione proprio di salute, nel senso la mia pelle era veramente troppo dolorosa per poter andare avanti a tentativi, e sapevo che questo detergente funzionava, ha funzionato e mi è piaciuto veramente da subito. Cosa che faccio ogni due giorni, ma per chi ha visto i preferiti del mese di febbraio già lo conoscerà, questo pore stick di Teology al matcha, è uno stick appunto scrub, questo qua poverino c'è un po' di prodotto un po' ovunque, è uno stick al matcha con uno scrub molto delicato, che lo scrub in generale non si fa, non ve lo consiglio su pelli acneiche, nel mio caso lo vado a utilizzare solo in zona del naso, della fronte e del mento, quindi dove non ho brufoli. In più è uno scrub super delicato con una grana molto molto fine, è tipo mentolato, quindi lascia anche la pelle freschissima, ma per quanto poco ne basta, io lo applico sul viso, dopo lo vado a massaggiare con le dita, dopo lo vado a risciacquare, mi lascia la pelle liscissima e niente, questo qua per andare a pulire principalmente zone appunto tipo naso, zona T, dove tendono i punti neri, dove si formano più facilmente, alimentati dalla mascherina che fa cappa, tendono a uscire più facilmente dei brufolini. A me è capitato in questo periodo che mi uscissero molti sul naso, ora che il naso è pulito sto andando a pulire continuamente per fare in modo appunto che i miei pori non si occludano di nuovo e non ritornino brufolini, alimentati appunto dalla presenza della mia mascherina sul viso. Passando invece a quelle che sono maschere, ne sto utilizzando due che sto alternando. La prima è questa maschera qua di Yeboda che si chiama Seatox. Mi avete già sentito parlare di Yeboda, è un brand vegan e cruelty free di skincare coreana. All'interno questa qua ha del fango, ha dell'arancia, ha della vitamina C. Quindi la vitamina C e il fango vanno ad asciugare la pelle, la produzione di sebo. Non va a seccare la pelle, mi raccomando, quindi è una maschera ma comunque delicata, quindi non vado ad alimentare la produzione di sebo andando a seccare troppo la pelle. Mi ci trovo molto bene perché è molto leggera, si risciacqua molto facilmente, ma avendo la vitamina C, sono tutti prodotti che dopo vedrete anche in base a cosa utilizzo, e la vitamina C è un prodotto che tende a schiarire, ad aiutare a schiarire le macchie e i segni più evidenti sul viso, e mi piace veramente veramente molto. Tra l'altro vi dico una cosina in più, vedrete diversi prodotti di Yeboda perché sono quelli che sto utilizzando all'interno della mia skincare ormai da mesi e già lo sapete, ma sappiate che Yeboda mi ha dato un codice sconto per voi, che vi scriverò qua sotto sia il codice sconto al sito di Yeboda, sia ovviamente quanto tempo dura. Non è, per fortuna sono stati super gentili, super carini, gli ho chiesto appunto un codice sconto per voi che non fosse duraturo, che non scadesse nelle 24 ore come quelli delle storie, e loro hanno accettato, quindi qua sotto in descrizione vi lascio il codice sconto che loro mi hanno fornito per voi. Altra maschera che alterno ovviamente alla Seatox di Yeboda, in questo caso purtroppo non ho codice sconto perché è anche molto costoso, me ne avete già sentito parlare, è questa maschera di Olen Henriksen che è la Cold Plunge Pore Mask, che è questa maschera azzurra che fa effetto freddo, all'interno ha argilla, estratto di fiore di loto e ha gli acidi AHA, che va comunque a pulire molto bene. Lei appunto l'alterno, la faccio massimo una volta a settimana alternata alla Seatox, per andare a fare una maschera che sia un po' più strong rispetto a semplici fango e vitamina C. Mi ci trovo molto bene, anche lei molto leggera, si tiene in po' circa 7-10 minuti, dopo andate a sciacquare vi sentirete la pelle freschissima, lei è molto molto mentolata, quindi è molto molto buona. Dopo aver applicato maschere, cose, bla bla bla, non so se gli step di skincare siano corretti, però io applico il tonico. Tonico che sto utilizzando di più in questi due mesi, e lo vedrete anche da quanto me ne è rimasto in questo pack qua, che ringrazio ancora Yeboda perché in realtà mi hanno appena mandato il refill, vi amo.
è questo tonico spray che è The Mist Have, che all'interno ha l'acido ialuronico, ha tipo un'acqua a base di lavanda, quindi anche bello lenitivo, ed è a base di aloe. Quindi il tutto è spray, quindi lo vado giusto a dare due spruzzi sul viso, lascio che si assorba da solo e che si asciughi. Va ad essere leggermente idratante, quindi non è un tonico che dopo vi lascia la pelle tirata, va comunque ad essere molto molto lenitivo. Secondo me può essere utilizzato anche da solo se avete una pelle particolarmente oleosa che non è particolarmente amante delle creme viso. Però devo dire, questo qua mi piace molto molto molto. Penultimo step, quello del siero. Anche in questo caso sto alternando due sieri, uno di giorno e uno di notte. Quello che uso più spesso di giorno è il siero alla vitamina C di Garnier, che è proprio il loro nuovo siero. Come vedete, negli ultimi due mesi l'ho strausato ed è ancora a metà, quindi molto molto buono. All'interno contiene vitamina C, niacinamide e acido salicilico. La niacinamide e l'acido salicilico sono due ingredienti che io amo moltissimo nei prodotti skincare, perché chi già lo sa, magari mi segue già su altri social, sono due ingredienti ottimi per andare a sgonfiare, a lenire, a pulire a fondo senza essere però troppo aggressivi sulla pelle, soprattutto nel caso di pelli acneiche, con macchie, con problematiche insomma della pelle. È un siero lattiginoso, vado giusto ad applicarne un paio di gocce sul viso, vado a massaggiarlo lentamente sul viso, dopo lo lascio asciugare in modo che si assorba. Il siero non va a sostituire una crema idratante, quindi di base non è particolarmente idratante. Molti di voi, dopo che vi ho parlato di alcuni di questi sieri qua nelle storie, mi hanno chiesto se fossero particolarmente appiccicosi, perché sì, i sieri molto spesso sono leggermente appiccicosi. In questo caso entrambi i sieri che vi mostrerò, sia quello di Garnier che quello che vedrete adesso di Yehuda, non sono particolarmente appiccicosi, anzi si vanno ad assorbire. All'inizio sembrano appiccicosi, ma si vanno ad assorbire del tutto. Il secondo siero in questione lo sto usando da un po' meno tempo, però mi sta piacendo comunque molto, lo sto usando da una settimana e mezzo, due, è il Purify Hero, sempre di Yehuda, che è uno dei tre sieri che posseggono. Io già avevo utilizzato il Repair, ma il Purify Hero all'interno ha l'acido BHA, che è un acido esfoliante, quello che insieme alla HA si trova all'interno di quel siero di The Ordinary, tipo maschera peeling, quindi va a fare una sorta di peeling un po' più delicato. Infatti lui lo utilizzo principalmente la notte, perché avendo questo tipo di acido all'interno non vorrei che con la luce del sole facessero reazione, quindi mi peggiorassero la questione pelle insomma, però è molto molto delicato. Ne vado ad applicare giusto tre gocce, lo vado a spalmare, è un po' più ciccioso di quello di Garnier, però mi sembra già nell'utilizzo appunto di un paio di settimane, se mi sembra siano due settimane, che stia già facendo il suo e mi sta piacendo veramente tanto, cosa che non pensavo. Ero solo molto curiosa di provarli, infatti il team di Yehuda me l'ha mandato perché ero molto curiosa di provarlo effettivamente, e aiuta comunque la rigenerazione cellulare, quindi aiuta proprio a rigenerare la pelle e niente, mi piace per quello, perché mi sembra proprio che la mia pelle sia più luminosa, i brufolini più arrossati, e spero che continuando a utilizzarli, ovviamente vi terrò aggiornati, la mia pelle possa tornare perfetta e pulita come era quest'estate. Ultimissimo step della mia skincare, come dovrebbe essere di quella di tutti, mi raccomando, vi vedo che non mettete la crema idratante, andiamo a parlare di crema idratante. Io principalmente ne vado a utilizzare due, lì dipende un po' dal periodo e dalla mia pelle, dal clima che c'è fuori, e vi spiegherò il perché. La prima è l'Enzymion di Lush, che è la mia preferita in assoluto, da sempre per sempre. All'interno ha papaya e limone, va a lenire, va ad assorbirsi molto rapidamente, quella che si assorbe più velocemente di tutti quelli di Lush, lo sapete perché ovviamente lavoravo da Lush fino a un mese fa, e all'interno appunto al limone, che va comunque a illuminare, sempre vitamina C, molto molto bene la pelle. Ma la cosa è che il fatto che si asciughi molto in fretta fa in modo che anche d'estate voi possiate mettere la crema, che fa comunque bene ed è importante idratare la pelle anche se avete la pelle comunque tendenza acneica, oleosa, grassa, ma si assorbe rapidamentissimo e mi piace da morire, anche perché ne basta veramente poca. Fate caso che questa qua io l'ho comprata due mesi fa
e se vedete, cioè, ho utilizzato praticamente metà del vasetto e lo utilizzo mattina e sera. Mentre l'altra che sto alternando un po' di più in questo periodo è la The Make My Day Cream, sempre di Yepoda, di cui già ve ne avevo parlato sia nel video review che nei preferiti dell'anno, perché di questa crema qua ne vado ad applicare giusto un pump, perché loro ne consigliano 2-3, ma per me è un po' troppo. La cosa importante è che all'interno ha la cica che si trova all'interno anche ad esempio dei prodotti di Dr. Jart, della Cica Per, è un ingrediente che va a schiarire e a uniformare il colore della pelle. È un antirossore naturale, è un derivato da una pianta se non erro, però la cosa è che all'interno di questa crema qua c'è anche dell'aloe se non sbaglio, quindi è un po' cicciosa. La cosa è, ultimamente appunto, avendo un po' di dermatite anche vicino al naso, con un solo pump ci faccio tutto il viso, si assorbe comunque un po' più rapidamente del metterne 2-3, ovviamente dipende da tipologia di pelle, però la mia è una pelle molto oleosa purtroppo, quindi tenderebbe a rigettarla se no di più. Mi piace veramente tantissimo perché un pump se lo beve tutto volentieri la mia pelle e la pelle rimane molto morbida, molto idratata e soprattutto appunto nella zona del naso che ha bisogno sempre un po' di più di idratazione, nel mio caso avendo appunto la dermatite, ne vado a mettere un pelino di più, però mi lascia la pelle molto morbida, la dermatite già solo tanto ricominciando a metterla continuamente nel giro di una settimana e mezza, due, è già molto meno rossa e sono potuta anche riuscire a truccarmi, quindi vedete che la mia pelle sta molto molto meglio. Ebbene sì, questa qua era tutta la mia skincare in questo periodo appunto dove sto cercando di combattere questa acne da mascherina, so che purtroppo colpisce tantissime persone. Spero che qualcuno di questi consigli, di questi prodotti vi sia utile, vi possa essere utile. Se avete domande su determinati prodotti, se vi va, fatemene qua sotto nei commenti, ovviamente vi rispondo. Se invece avete avuto il mio stesso problema e avete utilizzato, provato prodotti diversi da questi che per voi hanno funzionato particolarmente, vi invito sempre a lasciarmeli consigliati qua sotto appunto nei commenti, perché possono tornare utili non solo tra di voi, ma utilissimi a me, perché sono sempre alla ricerca di nuovi prodotti da testare, di brand da provare, da scoprire, quindi a me fa solo che piacere questa cosa. Quindi niente, vi lascio qua sotto il tutto, mentre qua sotto nell'info box trovate appunto il link ai prodotti dove sono riuscita a ritrovarli, il codice sconto anche per Yepoda se voleste provare qualcuno dei loro prodotti e link a tutti i miei social dove mi trovate sempre molto molto attiva. Spero che questa tipologia di video vi possa piacere, fatemelo sapere con un likeino e iscrivetevi appunto al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video oppure su tutti i miei altri social. Vi mando un bacio grande e vi auguro buona giornata. Ciao!